Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Parola del Signore. Parola che abbiamo ascoltata è incentrata su due parti. Nella prima parte il Signore ci chiede la vigilanza, ci chiede l'attesa e già è previsto un premio. Perché? Perché il Signore quando tornerà passerà Lui stesso a servirli. Quindi capiamo bene che la beatitudine non consiste nel ricevere subito, ma la beatitudine consiste nell'attesa. È gioco forza che quando qualcuno ama, nell'assenza dell'amato, fa vivere la persona che manca nel suo cuore, nella sua preghiera, nell'attesa. E questa capacità di riempire il vuoto che in qualche modo fa presente la persona che manca. Tante volte quando una donna rimane vedova in tenera età, parecchie volte sentite dire: l'ho perso, però ricordo sempre questo aspetto, quest'altra cosa che mi diceva. Ecco, quindi capiamo bene che come persone che pregano abbiamo la capacità di far vivere colui che manca, è vero che lo abbiamo nell'Eucaristia, il nostro Signore, però nella vita non è presente in corpo e anima qui su questa terra il Signore. E quindi siamo noi che in qualche modo lo facciamo rivivere nella nostra attesa, nella nostra capacità di anche annunciarlo agli altri, nella nostra capacità di chiuderci nel segreto della nostra camera, nella capacità di ascoltare la sua parola, nella capacità di accogliere lo Spirito Santo che fa in modo che nuovamente Cristo viva in noi.